Se una cosa è scan 4, l'altra deve essere 4 per forza, cioè. Sì, siamo di Milano. Dobbiamo fare lo scan 4 e noi 4 così, come direbbe Vale Vape. Svapare. Hai capito, no? Cioè, noi 4, scan 4, tac, bottiglietta. Ciao a tutti ragazzi, bentornati e bentrovati in una nuova assurdissima video recensione sul canale di Matti Vape. Siamo ritornati per una nuova recensione, per l'appunto, di due nuovi liquidi che sono arrivati alla PAF e che sono stati presentati a Milano. Sì, a Milano, buongiorno. Ma non diciamo panzane! Sono stati presentati a Napoli qualche settimana fa e appena sono arrivati in store io non ho potuto fare altro che innamorare. E mi sono innamorato, ma di tuo marito. Now vir maldaggi, now sei infelice. Oggi voglio fare proprio la recensione al contrario, cioè dico subito che sono buonissimi. Voglio ricordare anche che i liquidi sono talmente tanto soggettivi che non voglio dire, perché mi guardi così, che il mio modo di pensare sia la ragione tipo Dio. Alleluia. Assoluta su questo mondo. Però devo dire la verità, a sto giro ci hanno preso dei bro. Io partirei dal Noise 4. Noise 4, leggendo gli ingredienti, era quello che gli davo meno possibilità, meno fiducia. Insomma, non pensavo mi sarebbe piaciuto. Però, madre del cielo, io mentre gioco alla PlayStation, a Rainbow, e mi incazzo quando mi killano male, ragazzi, non riesco a fare a meno del Noise 4. È un cremoso stile americano con sta nota di ribes. A me pare di sentire le Haribo, quelle fruttolose buone da morire. Quindi, adesso, qui c'è il Noise 4, andiamo a svapare. Cazzo devo dire? Sento la gommosa io, proprio la gommosità della gommina, della caramellina gommosa. Non posso farci niente. Cioè, ragazzi, dai. Ma che cazzo hai combinato, Paolo? Cosa diavolo mi hai combinato? Allora, che da sempre io sia fan, si può dire, di Paolo Noyes e Wender, intesi come i tamarri, che lo dico da sempre, mi hanno fatto crescere con sto stile tamarri e sono diventato tutto pazzo, anche per merito loro, de merito, quel che vogliamo che sia, ragazzi, cioè, questi due liquidi qua sono l'espressione di Paolo Noyes e Wender, perché il Noyes 1 è la storia, il Noyes 2 per me c'è un legame proprio intersecato, essendo che ero in stand con Paolo quando abbiamo fatto la presentazione a Roma, quindi è stato qualcosa di amore proprio a prima vista. Il Noise 3 è stata una bomba, perché comunque un salato che viene fuori in casa Puff, presentato a Verona, io ero nel social stage, insomma sono legato anche a quel liquido. Adesso questo Noise 4, che non avevo legami con il liquido, ma appena l'ho provato non ho potuto fare a meno di usarlo, svaparlo e abusarne. Io veramente devo fare i complimenti a Paolo e a tutti gli aromatieri di Noise Vape, perché avete fatto un lavoro della Madonna. Complimenti. Veramente, questo è un liquido tipo Dio. Veramente buono. Si distingue poco, secondo me, il ribes, ma probabilmente perché io non ho mai mangiato il ribes e quindi non so che sapore possa avere il ribes. Ma ragazzi miei, è veramente assurdo. È buonissimo. A me piace veramente tanto. È uno di quei liquidi che è intuitivo, non devi stare lì a svaparlo 10.000 volte prima di capire cosa, se ti piace o meno. Dalla prima svapata ti esplode in bocca ed è buonissimo. Oh, a me piace, non posso farci niente, a me piace veramente tanto. Mi piace tanto, tanto, tanto. Ma, signori, arriva l'altra parte tamarra del duo. Cioè, arriva lo Scanfor Sanawenor, che sicuramente Power Dynamite Scanfor si leggerà solo Scanfor, perché Power Dynamite è verde e con lo sfondo verde non si vede in cazzo. Ah, quello è un altro discorso. Il Power Dynamite, come tutti quelli che seguono Wender su YouTube, l'ho seguito anch'io. Perché sì, io ho un canale YouTube, ma essendo che uno resta aggiornato su tutto, guarda un po' di tutto. Quindi ho studiato, ho pensato, gli ho mandato dei messaggi dicendogli: ma hai fatto questo, hai fatto quello, mandamelo. Una risposta è stata: muori. 92 minuti di applausi!
Grazie Wender, ti ringrazio veramente tanto, zio, per avermi fatto aspettare tutto sto tempo. Ma ne è valsa la pena, perché questo è un liquido assurdo. È veramente il liquido fedeltà. Non lo doveva chiamare Scanford, ma fedeltà, perché rispetta al 100% ciò che sono gli ingredienti. Sono delle caramelline alla Coca-Cola con una punta di ice. Ma la cosa assurda di questo liquido è proprio il sapore della caramellina in bocca. Io, ragazzi, non posso dirvi che li sto svapando adesso per la prima volta, perché sono già 2 settimane che ci do dentro a tutti e due. E qua dentro, probabilmente avete già visto la recensione, o se la vedrete più avanti dell'Atena, la scoprirete poi. Ci sto usando solo lo Scanford. Qua è uscito solo lo Scanford. Prima che arrivasse lo Scanford c'era il Power Dynamite. Poi c'è stato per 2 giorni il Noise 1. E da quando ho preso lo Scanford c'è stato sempre lo Scanford. Nient'altro. Cioè, è assurdo. È assurdo, ragazzi. Liquido veramente assurdo. C'è un cazzo da fare. Questo qua è fedele. Io l'ho detto, questo qua si chiama fedeltà, non Scanford. Fedeltà. Complimenti Wender, complimenti all'aromatiere di Noise Vape di nuovo. Qua avete fatto super centro. Super. Detto ciò, ragazzi, che vi devo dire? È stato bellissimo! È stato un momento di alta recensione questo qua. Detto ciò, cazzo ridi! Vi invito a mettere mi piace, condividere il video, iscrivervi al canale se non siete già iscritti. Se non siete iscritti e non siete attivati con le campanelle, attivate la campanella per le notifiche del mio canale. Vi saluto e... Già come i pazzi!